in prima, quindi il numero 5 conduce la corsa sul numero 80 Massimo Contini. Si sta percorrendo il primo giro, 40 minuti più due giri per questa seconda prova. Attenzione, ci sembra Contini al comando, non vorremmo... Secondo le ultime segnalazioni sembra che Massimo Contini sia ancora in seconda posizione, infatti anche De Berker in prima posizione, seguito da Massimo Contini e da Davide Straibos. Quarta posizione per il numero 39 Lacker e quindi il numero 1 Vekkonen. Transita il numero 77 Barozzi. Altri concorrenti attardati, mentre i battistrada stanno già affrontando velocissimi la prima lunga e difficilissima discesa, con al comando sempre Van de Berker in gara con il numero 5 su moto Yamaha, seguito da Massimo Contini che guida una moto Kagiwa. Straibos si avvicina a Massimo Contini, più avanti De Berker. Dopo di loro troviamo il numero 1 Pekka Vekkonen, campione del mondo in carica. Si corre nelle migliori condizioni, ha smesso di piovere e ora c'è anche il sole. Massimo Contini sempre in seconda posizione, incalzato dal numero 2 Straibos e dal numero 1 Vekkonen. Velocissima questa seconda manche. Si sta percorrendo il secondo giro, transita un concorrente attardato, mentre di qui a poco dovrebbero riapparire i conduttori di testa con De Berker, Contini, Straibos e Vekkonen. Secondo passaggio, staremo a vedere se Massimo Contini è riuscito a guadagnare qualche metro su De Berker, che comanda la corsa. De Berker, pilota olandese, guida una moto Yamaha, mentre Massimo Contini guida una moto Kagiwa, con la quale ha vinto la prima prova. Ecco De Berker avvicinato da Massimo Contini, ma vicinissimo troviamo anche il numero 2 Straibos, quindi il numero 39 Lacker e il numero 1 Vekkonen. Dopo di loro il numero 6 Leiguen. Transita il numero 79 Massimo Manzo, buona la sua posizione, e al transito Eno Carducci, decima posizione nella prima prova. Anche in questa seconda manche si trova intorno alla decima undicesima posizione, quindi una prova senz'altro lodevole del pilota marchigiano del motoclub Azzolino di Grotta Zolina. Con il numero 74, altro pilota italiano, transita il numero 61 Bartolini Andrea, che difende i colori della Repubblica di San Marino su moto Suzuki. Terzo giro, concorrenti di testa che stanno affrontando l'ultima salita per poi portarsi nella parte più bassa di questo crossover, la parte mista di questo percorso, per poi ripresentarsi qui davanti alla nostra postazione nella zona di partenza ed arrivo. 20 le nazioni in gara in questa terza prova del campionato del mondo qui a Grotta Zolina per la organizzazione del motoclub Azzolino.
hanno collaborato diverse amministrazioni comunali della zona, prima fra tutti ricordiamo l'amministrazione comunale di Rotazzolina, di Ponzano, di Fermo e di Monteciberto. Ma torniamo alla corsa. Nella parte bassa i conduttori di testa con Massimo Contini che cerca di riportarsi sul battistrada numero 5 De Berker. De Berker numero 5, Contini numero 80 sono i due battistrada. Intanto vediamo che si ritira il numero 10. Attendiamo il passaggio del battistrada, eccolo qua, Massimo Contini che segue da vicino il numero 5 De Berker, vicinissimo a loro Straibos e quindi Pekka Vekonen, numero 1 finlandese, campione del mondo in gara con una moto Kajiva, la stessa moto che nel 1985 gli ha consentito di aggiudicarsi il titolo mondiale. Abbiamo visto transitare il numero 84 Eno Carducci del motoclub Azzolino di Grotta Azzolina, quindi pilota marchigiano. L'altro pilota marchigiano in gara in questa prova è il numero 83 Piunti Adriano, anche lì del motoclub Azzolino di Grotta Azzolina. C'è Massimo Contini che sta per sferrare l'attacco a De Berker. De Berker, Contini e il numero 2 Straibos sono divisi da pochissimi metri. Staremo a vedere in questa fase difficilissima della corsa. Siamo al nono minuto se Massimo Contini riuscirà a coronare il suo sforzo portandosi al comando della corsa, ma c'è da guardarsi anche da Davide Straibos che sta rinvenendo molto forte e ormai è alla ruota del pilota italiano numero 80 Massimo Contini. Quarto giro, 10 minuti di gara, sempre al comando De Berker, pilota olandese su moto Yamaha. Al secondo posto il numero 80 Contini, ma si è avvicinato notevolmente il numero 2 Straibos Davide, pilota olandese, seconda guida della Kajiva. Attendiamo i conduttori di testa al compimento del quarto giro, stanno affrontando la parte mista del tracciato di Grotta Azzolina, la parte più bassa del Guido Catini, di cui a poco. Eccoli qua i tre battistrada, De Berker, Contini, Straibos, il numero 39 Laker e quindi il numero 2 il campione del mondo Pekka Vekonen, che oggi non ci sembra nelle migliori condizioni. C'è stato l'attacco di Contini andato a vuoto anche in questa occasione, si lancia velocissimo nel discesone, si avvicina al battistrada De Berker, ma è sempre De Berker che riesce a resistere all'attacco del pilota italiano. Eccoli qua nella discesa, salto velocissimo con Contini alla ruota, anche Straibos si è portato a ridosso dei due battistrada, una corsa tutta da decidere, tutta da seguire, interessantissima, è sicuramente la prova più bella del 1986, la terza qui a Grotta Azzolina. Che
Massimo Contini ha coronato il suo inseguimento superando il battistrada De Berche e portandosi al comando. Nel frattempo c'è stata una scivolata di Stray Boss e quindi ora la nuova situazione in testa alla corsa è Massimo Contini, numero 80, gruppo sportivo Fiamme Oro Moto Cagiva, vincitore della prima manche. Dopo di lui troviamo il numero 5 De Berker e quindi il numero 39 Lacher in terza posizione. Straordinaria prestazione di Massimo Contini che dopo aver dominato il largo e il lungo la prima manche è partito in seconda posizione in questa seconda manche e al quinto passaggio ha coronato il suo inseguimento scavalcando il battistrada De Berke, numero 5, pilota Yamaha olandese, e guadagnando la prima posizione. Ora siamo al sedicesimo minuto di gara dei 40 previsti. Massimo Contini per i colori italiani e per la moto Cagiva guida la corsa. Attendiamo il passaggio del battistrada. Straordinaria prestazione di questo conduttore che in questo inizio di stagione 1986 sta dimostrando di essere largamente il migliore dei piloti italiani. Siamo al 25esimo minuto di gara, si è ritirato per noie meccaniche il numero 79 Massimo Manto, che è stato fra i maggiori protagonisti nella prima manche classificandosi al terzo posto. Posizioni di testa mutate, nella seconda posizione a vantaggio di Stray Boss ai danni di De Becker, sempre al comando il nostro Massimo Contini in gara con il numero 80 su moto Cagiva. Massimo Contini partito in seconda posizione ha preso il comando della corsa al quinto giro, ora dovrà guardarsi dal ritorno del numero 2 Davide Stray Boss, pilota olandese su moto Cagiva, quindi compagno di marca. Staremo a vedere se Massimo Contini riuscirà a respingere l'attacco del pilota olandese e bissare il successo. Eccolo qua Massimo Contini avvicinato notevolmente da Stray Boss. Comunque Contini ci sembra abbastanza in forma e tale da poter respingere l'attacco del fortissimo pilota olandese compagno di marca. Si avvicina comunque Stray Boss a Contini che mantiene il suo ritmo di gara. Stanno affrontando la salita dopo il discesone parallelo alla zona di partenza. Massimo Contini difende i colori del gruppo sportivo Fiamme Oro di Milano. Stray Boss si è avvicinato a Contini. Siamo in una fase difficilissima della corsa, ci sono da doppiare diversi concorrenti e quindi il battistrada Contini dovrà fare molta attenzione. È certo che ha un cliente molto difficile che si chiama Davide Stray Boss, vincitore della seconda prova domenica scorsa e quindi uno dei maggiori candidati alla conquista del titolo iridato 1986. Transitano concorrenti attardati mentre siamo ancora sul gruppo di testa che si sta portando nella parte bassa della pista. Buona la prova anche in questa seconda manche del pilota locale Eno Carducci che
occupa la seconda posizione. Attendiamo il passaggio dei battistrada mentre siamo sui concorrenti attardati. Transita il numero 74, pilota svizzera Zygmermar. Sono quasi ruota a ruota i due battistrada Contini e Straibos. Eccolo qua Contini, che ancora una decina di metri di vantaggio sul suo diretto avversario. Terzo è sempre il numero 5 Van de Berker. Ha deciso di cambiare tattica e di girare interno. Seguiamo ancora i due conduttori di testa, si avvantaggia di qualche metro nel discesone Massimo Contini, si avvicina nella salita il suo diretto avversario numero 2 Davide Straibos. Grande combattente Straibos. Siamo ormai al trentesimo minuto di gara, c'è da percorrere ancora circa 5 giri, 40 minuti più 2 giri è il tempo previsto. Massimo Contini riesce a mantenere inalterato il suo pur ridotto vantaggio sul suo diretto avversario Straibos. Più lontano troviamo il numero 5 De Berker, che aveva preso il comando della corsa al via di questa seconda manche, ma che poi è stato superato dal nostro pilota Massimo Contini. Una giornata quindi favorevole per la moto Cagiva e per i piloti italiani, che come ci diceva prima il giornalista Fedeli, non sono più secondi a nessuno. È iniziato il terzultimo giro, sempre al comando Massimo Contini, in gara con il numero 80 Moto Cagiva, seguito dal compagno di marca numero 2 Davide Straibos, pilota olandese. I due concorrenti stanno affrontando la penultima salita, si è avvicinato Straibos, che ha tentato l'attacco decisivo, Contini è riuscito a respingerlo. Ancora due giri e mezzo, infatti al prossimo passaggio qui nella zona di partenza il direttore di gara Fiori Francesco segnalerà ai due battistrada due giri al termine di questa terza prova del campionato del mondo. Più lineare, più continuo Massimo Contini, rischia di più Davide Straibos, che fa dei gran numeri per riuscire a rimanere nella scia di Massimo Contini, che in giornata di grazia sta dominando questa terza prova del campionato del mondo qui al Crossodromo Internazionale Guido Catini di Ponzano di Fermo, dove è intervenuto un pubblico notevolissimo a seguire questa prova mondiale della minore cilindrata. Siano quasi ruota a ruota i due contendenti, i due portacolori Cagiva. Davide Straibos, che segue Massimo Contini in gara con il numero 80, vincitore della prima manche e grande protagonista di questa seconda prova. Attendiamo il passaggio di Contini, eccolo qua, Straibos quasi a ruota, due giri al termine segnala il direttore di corsa. Due giri al termine per i due battistrada Massimo Contini e Davide Straibos. Conduttori che stanno affrontando la discesa. Salta velocissimo Contini, due giri difficilissimi
che decideranno la vittoria in questa seconda prova, in questa seconda manche della terza prova del campionato del mondo. Massimo Condini che supera agevolmente un concorrente doppiato, come pure Straibos. I due concorrenti sono quasi ruota a ruota, tutto il pubblico segue con trepidazione la prova del pilota italiano portacolori del gruppo sportivo Fiamme Oro, che ha portata di mano la vittoria anche di questa seconda manche mondiale di Grotta Zolina. Un duello incredibile, una splendida prova del pilota italiano, una giornata trionfale per la moto Cagiva. Infatti i due concorrenti di testa guidano due moto della casa varesina. Abbiamo visto transitare il numero 84 Eno Carducci, ancora Contini al comando, ha guadagnato qualche metro nella parte bassa della pista, nella parte mista. Con il numero 78 abbiamo visto transitare Beppe Andreani del team Italia su moto Benelli, ma ormai tutti gli occhi sono puntati sui due battistrada, sui due corridori di testa, in particolare su Massimo Contini, il grande dominatore della giornata. Con il numero 83 abbiamo visto transitare il numero 83 Piunti Adriano del motoclub Azzolino, ed eccoci sul battistrada. Contini alle prese con corridori doppiati, ha guadagnato qualche metro sul suo diretto avversario e compagno di marca. Seguiamo la testa della corsa, Massimo Contini che affronta la discesa, c'è da doppiare due concorrenti, ci auguriamo che non creino ostacoli ai due bravissimi corridori che hanno dominato questa seconda prova. Peccato che i due concorrenti che stanno per essere doppiati non favoriscono proprio il passaggio di Contini, che comunque riesce a superarli e a mantenere la posizione di testa. Ancora mezzo giro con Massimo Contini al comando sul suo compagno di squadra Davide Straibos. Infatti i due concorrenti guidano moto Cagiva, la moto campione del mondo. Sempre al comando Contini, che ha un margine in questo momento discreto per poter cominciare a pensare alla bandiera a scacchi del direttore di gara Fiori Francesco, che è pronto a siglare la sua straordinaria vittoria e a siglare questa magnifica giornata per questo bravissimo pilota italiano, che così porta alla vittoria il motocross italiano e la moto italiana Cagiva. Diversi gli addetti ai lavori che nella mattinata ci avevano garantito su una ottima prova dei piloti italiani e in particolare di Massimo Contini. I fatti hanno dato ragione a tutti, Massimo Contini è stato il dominatore assoluto, incontrastato di questa giornata a Grotta Zolina, di questo mondiale organizzato in modo più che stupendo dal motoclub Azzolino. È una vittoria italiana, non poteva ripagarlo di meglio. Ecco Massimo Contini che supera la bandiera a scacchi del direttore di gara, secondo Davide Straibos. Transitano concorrenti attardati, doppiati, in terza posizione dovremmo avere
il numero 5 De Becker, ma poco importa, importa invece la splendida prestazione di un pilota italiano in questa terza prova del campionato del mondo, di un pilota che risponde al nome di Massimo Contini e di una moto italiana, la moto Kagiwa, la moto campione del mondo. Non c'è stata soltanto la vittoria di Contini per la moto Kagiwa, per la moto Varesina, ma anche la seconda posizione di Davide Straibose. Si conclude qui questa magnifica giornata allestita dal Motoclub Azzolino, una giornata stupenda, una giornata che ha visto il motocross italiano ai vertici mondiali, una giornata nera per il campione del mondo Pekka Vekonen, che arriva in questo momento attardato. Arriva in